L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese. 3, 2, 1. Il countdown è finito. Eccovi le ultime novità della collezione autunno-inverno. Rita Severin Abbigliamento veste anche d'inverno, l'uomo e la donna. I nostri brand storici ti accompagnano in tutto il percorso della vita e ti vestono da sempre con novità straordinarie. Casual, elegante, cerimonia. Rita Severin Abbigliamento veste tutti. I nostri locali, perfettamente sanificati, vi aspettano in via Tenente Carella a Roccella Ionica. Rita Severino Abbigliamento, storicamente unici. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Dai laboratori e in te, Biochemistry Evolution, nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie, difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale con vitamina C, magnesio e zinco taurato nelle migliori farmacie e parafarmacie oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis, www.einte.it. Buonasera. Ieri sui teleschermi nazionali è passata la voce dell'imprenditore calabrese De Masi, il quale ha chiamato alla propria responsabilità i vertici dello Stato, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica, li ha invitati a venire in Calabria. Venite in Calabria, venite da noi per dimostrare che lo Stato c'è, perché da soli non ce la possiamo fare, ed è ovvio. Noi calabresi siamo forti perché resistiamo, sopravviviamo, ma di questo e di altro ne voglio parlare questa sera con una persona impegnata in politica, un professionista medico che combatte tutti i giorni con la senilità. Buonasera dottore Campisi. Buonasera Ilario, buonasera, grazie a Telemia che ancora una volta ci ospita, è sempre un piacere, è sempre un onore per me poter partecipare a questi incontri con cui possiamo dialogare e possiamo parlare delle situazioni in essere in questo periodo. Consentimi di dare in anticipo gli auguri di buone feste e di ricordare la differenza rispetto al 2020, alle feste del 2020, come riusciamo a essere un pochino più tranquilli per quanto riguarda il problema della pandemia. Non voglio tediare i telespettatori perché di pandemia ormai se ne parla in tutte le salse, in tutti i minuti c'è l'ossessione, anche all'estero ci dicono che siamo il paese al mondo in cui si parla di più a livello di mass media di pandemia. E però creando confusione. Creando molta confusione, anche perché molti non hanno i filtri per poter capire le migliaia di notizie che ci bombardano quotidianamente. Però una cosa lo possiamo dire: abbiamo un pizzico di tranquillità in più rispetto a quello che è l'anno scorso, e questo è grazie all'uomo, grazie alle ricerche che hanno fatto in maniera meravigliosa, hanno trovato la possibilità di usare dei vaccini con tutte le polemiche che ci stanno dietro, però
effettivamente stiamo meglio rispetto all'anno scorso, e ringrazio tutti coloro che ci lavorano quotidianamente a combattere questa piaga del XXI secolo. Dottore, mi perdoni, ma una domanda personale, strettamente personale, ma lei l'ha fatto il terzo vaccino? Sicuramente, al di là di quello che è l'obbligo per il Super Green Pass, io non sono, credo ai vaccini, al di là dell'essere medico o meno, perché è l'unica arma che abbiamo, e non credo assolutamente che, purtroppo è naturale che nella psiche umana esistono le fobie, e tutte le persone che purtroppo hanno la fobia della punturina con il vaccino non devono trovare delle scuse o delle motivazioni che vanno al di là, motivazioni, complotti, che voi ormai questo siete stufi di sentirlo, però lo ripeto, il vaccino è una conquista dell'uomo moderno, è la prima volta che in tempi record, anche se all'inizio si parlava in via sperimentale, l'uso dei vaccini all'mRNA è una conquista meravigliosa dell'uomo, quindi l'uomo è effettivamente ha delle qualità, e quando si parla di solidarietà, di fratellanza, dietro il vaccino c'è una grande operazione, non delle multinazionali che guadagnano questi benedetti vaccini, esiste l'uomo che salva l'uomo. Dottore, un suo collega mi diceva, ecco, le chiedo anche di disquisire su questo, mi diceva aperta, chiaramente, il vaccino non è per preservare gli altri, il vaccino è per salvare se stessi. Ma qui non vale la pena fare la distinzione fra se stessi e gli altri. Il vaccino è l'unica arma che abbiamo contro questa pandemia, è l'unica arma. Il vaccino serve a stimolare, ad allenare i nostri sistemi immunitari. Senza vaccino l'aumento dei ricoveri in terapia intensiva è purtroppo statisticamente dimostrato, e mi dispiace che, nonostante questa situazione, ancora si pensa il 70% dei ricoveri al momento nelle terapie intensive sono dati dai pazienti che non si sono vaccinati, è un dato statisticamente inoppugnabile, quindi sono polemiche sterili che danno fastidio. E poi ripeto, io ritorno a dire, veder morire di Covid un paziente uno si sente, sia come medico sia come uomo, si sente impotente, ed è la cosa più brutta, e dire grazie ai vaccini che questo tipo di sensibilità deve essere diffusa in maniera capillare. Le paure che ognuno, anche io non ho difficoltà a dirlo, può succedere la reazione non può essere pensata una reazione. Ognuno di noi siamo un sistema a sé, e ognuno di noi può reagire in un certo modo, però il gioco, il rischio vale la candela. In Italia abbiamo superato i 100 milioni di vaccino fra prima, seconda e terza vaccinazione, ed è una conquista, e tutti gli altri stati europei e non ci guardano come modello da seguire per quello che riguarda le zone gialla-rossa, per le chiusure, per i lockdown, e effettivamente dobbiamo dire che è un sistema sanitario che ha dato il meglio di sé, con tutte le lacune, con tutte le difficoltà. Dottore, ma noi in Calabria ci stiamo avviando verso la zona gialla, ma ricordiamoci che la zona gialla è legata non tanto all'incidenza, cioè ai nuovi casi, ma è legata proprio alla possibilità delle strutture ospedaliere in relazione a quelle che sono i posti in terapia intensiva. Non dimentichiamo che, l'ho già detto in altre occasioni, che in seguito alla pandemia purtroppo i follow up oncologici, cioè dei malati e malati di tumore, oppure i malati cardiovascolari, c'è stato un aumento di mortalità, perché purtroppo il sistema non ha potuto reggere in maniera adeguata questa marea della malattia del coronavirus, e quindi e la zona gialla nasce non tanto dal grande numero di nuovi malati, ma nasce dalla possibilità che le nostre strutture ospedaliere hanno di poter dare assistenza. Ma dove andremo? All'azienda unica, come dice il nostro governatore? Andiamo verso l'azienda unica, cioè in Calabria un'unica azienda? Ma guarda,
che cosa, quale può essere la differenza con quelle, con la, il sistema precedente? È naturale, ed è questo purtroppo una legge di mercato. Più aumenta l'offerta, più aumentano i bisogni in tutti i campi, e nella sanità è sicuramente così. Non si tratta di azienda unica, l'azienda unica o le aziende piccole sono semplicemente dei concetti formali che sono stati creati in seguito a quelli che erano i problemi dei centri di costo. Se noi abbiamo una siringa che costa un euro a Cosenza, e perché a Reggio deve costare 1,20 euro? Allora l'accorpamento in un'unica azienda serve a evitare la frammentazione e della dissipazione di denaro pubblico. Cambiamo argomento a questo Benissimo. Punto, dottore, grazie. Abbiamo titolato Campisi come Draghi, incontro con il vice sindaco di Cavoloni. Adesso passiamo nella sua attività, nel suo, come dire, devo dire, nel suo hobby, quello di essere al servizio della comunità. Lo fa come medico e adesso, cioè, le pensa di farlo anche come amministratore. Ognuno di noi abbiamo il nostro modo di pensare. Ognuno di noi condivide o meno il suo modo di fare politica. In questi ultimi tempi lei è come Draghi, lei a Cavoloni è come Draghi al governo. In che senso? È stato detto chiaramente, se Draghi dovesse andare alla presidenza della Repubblica, salta il sistema di governo e si deve andare verso le elezioni. Probabilmente è questo l'obiettivo, lei lo vorrebbero come Draghi. Io ti ringrazio per la tua ironia provocatoria, che è sempre fonte di discussione. Innanzitutto stiamo parlando di un paesino di 7.000 anime con delle problematiche che effettivamente è naturale fare dei paralleli con quella che è la situazione nazionale. La situazione nazionale rispetto a quella che è la nostra, credo che si possa parlare di una piccola grande differenza. Ancora a livello nazionale, almeno formalmente, reggono quelle che sono le etichette dei partiti. A livello periferico, estrema periferia, quello che regge è soltanto il senso di comunità e il senso di conoscenza che ognuno di noi abbiamo nelle nostre comunità. Non è facile amministrare in questi tempi, non è facile poter avere delle ipotesi sicure su quelli che sono i futuri politici. Innanzitutto dobbiamo vedere come andrà anche il corso del nuovo Consiglio regionale che abbiamo in Calabria, che dovrebbe avere delle ricadute anche a livello territoriale. A livello di paese ancora abbiamo da raccogliere il frutto del lavoro fatto in questi anni da questa amministrazione che io rappresento, e penso che sia ancora prematuro di parlare di progetti, di alleanze o non alleanze. Noi stiamo lavorando con difficoltà, con incomprensioni, incomprensioni fra il riuscire a tramutare l'operato in soddisfazione della popolazione. Ci sono delle problematiche di comunicazione, però ripeto, la forma molte volte non fa sostanza, perché sinceramente io non andrei a dormire la sera se non avessi la coscienza a posto per cercare di capire quali sono state e sono le problematiche dei nostri cittadini e cercare di dare delle risposte. Innanzitutto, come dice qualcuno, il compito di chi amministra è individuare le problematiche e poi cercare di delegare a chi di dovere la possibilità di risolverle. È un problema annoso, è un problema di crisi di rapporti fra la fiducia della gente con chi delega alla rappresentazione. Però io mi auguro che ormai si è raggiunto una certa maturità, si riesce a capire dov'è il bene e dov'è, non il male, non voglio dire il male, dove c'è l'interesse. Ecco, quando si usa la politica o il partito per fare strada, quando si usa la politica o il partito per dimostrare al mondo di essere qualcuno. Ma lei perché non ha voluto fare il sindaco?
È una domanda difficile da rispondere, perché nel momento in cui candidarsi a sindaco significa fare delle scelte e rinunciare a una parte per cui si è lavorato tutta una vita. E effettivamente è un mio limite, non dico perché è facile poter additare dal momento in cui tu non sei nella responsabilità di avere tu il compito di guidare una coalizione. Però sinceramente devo dire di essere stato sempre molto leale, di non aver avuto problemi a rinunciare anche a quelle che sono le istanze soggettive, nel senso il dire io, no, non ho avuto nessuna difficoltà e devo dire in questo insieme a me anche gli altri della nostra amministrazione abbiamo messo da parte il nostro io per un noi legato al bene pubblico. Qualcuno forse non l'ha capito questa mia lealtà, questa nostra lealtà. I nodi verranno sempre al pettine. Comunque lei è sempre più al centro dell'attenzione, lo è stato diciamo nella fase elettorale di ormai cinque anni fa, è stato il primo eletto, è stato diciamo il locomotore trainante di questa maggioranza. Adesso lei si trova con una parte dei suoi elettori che sono critici, mentre dall'altra parte non si guarda ad una maggioranza, ma si addita all'assessore alla cultura, all'assessore che presenta i libri in ragione della memoria, che fa l'assessore alla cultura grazie al quale si stanno demolendo le scuole. Scuole storiche per fare strutture avveniristiche, ma in merito forse a quest'ultimo inciso, lei se la dite giustamente, in quest'ultimo inciso c'è da dire questo, io lo dicevo 8 giorni fa, lo ribadisco stasera, ho lavorato al comune di Cauloni, per cui più o meno ho conosciuto le situazioni che si, diciamo, sulla per quanto concerne i beni immobili del comune, la conoscevo un po' tutta la storia. Alle scuole elementari di Cauloni e Marina, che sono rappresentano quello che è la testimonianza della nascita di una nuova città. Cauloni e Marina è nata nel 1953 grazie purtroppo in conseguenza dell'alluvione del 1951. I due beni pubblici simbolo della rinascita erano la chiesa di Cauloni Marina con tutto l'oratorio che c'era intorno, diciamo una serie di fabbricati che formavano una corte intorno a Piazza Sant'Antonio, e la scuola elementare dove c'era l'oratorio e venne trasformato subito in edificio pubblico per ospitarvi uffici come l'ufficio del registro, uffici imposta e via dicendo. Negli anni 80 quell'edificio era già stato destinato a scuola media una decina d'anni prima, venne demolito per rifarci una scuola media. Allora lì nessuno ebbe da eccepire. Oggi la scuola elementare di Cauloni e Marina rappresenta un po' quello che i ragazzini di Cauloni sono andati tutti lì a scuola, no? Hanno questo senso della visione di quell'immagine, di quell'immobile, come se fosse qualcosa della loro infanzia da perseverare. Però c'è un fatto, un tecnico che ha lavorato molto su quella struttura mi ha garantito che quella struttura è stata necessitata di più interventi per mantenerla in condizione diciamo di stare in piedi quasi. Invece si è pensato di edificare dietro, così come avevano fatto le suore dove è stata fatta dove c'è diciamo la scuola, l'asilo delle suore, ammodernandola, però qualche cosa non è andato bene nemmeno lì, sono spesi un mare di soldi. Adesso c'è questa possibilità di attingere a questi finanziamenti pubblici a costo zero, però c'era anche la possibilità di fare, attingendo ad altri tipi di finanziamento, per fare la scuola le scuole in altro sito. La cittadella scolastica non si è voluta,
Assessore, lei è il casus belli. No, non mi dare troppa importanza, che assolutamente non ho questa importanza, non ho assolutamente questa importanza, però mi piace soffermarmi su questo argomento da assessore alla cultura. Allora, come primo pensiero, Colonia Marina nasce al di là di quello che è stato proprio il problema dell'alluvione, nasce come una forma di rimozione di quelle che erano le nostre radici di popolo caulognese. Che cosa mi riferisco? Se voi nel centro storico andate a vedere, vedete quante sovrapposizioni architettoniche, ci sono i bagnetti sui balconi. Che significa? Significa che c'era un'esigenza sociale dell'abitare diverso. E quindi è naturale che Colonia Marina viene a essere lo sfogo del nuovo mondo, chiamiamolo nuovo mondo. In questo caso specifico di polemica democratica, io credo che questo fenomeno di movimento spontaneo che si è venuto a creare contro l'abbattimento e la ricostruzione del simbolo scuola elementare, perché nessuno giustamente parla delle scuole medie, perché effettivamente ci sono delle fragilità strutturali importanti. Io ho cercato di dare una spiegazione di natura non tecnica, al di là del fatto se una costruzione di 60 anni fa può essere ancora valido o meno. Io ho cercato di questo perché le spinte che vengono dal basso, e questo movimento è un movimento che si è creato dal basso, almeno così appare, devono essere interpretate. E ti sembrerà strano, mi è venuto in aiuto, ho visto ultimamente un articolo che era su Italo Calvino, l'autore molto famoso all'estero per la sua capacità di scrivere in maniera molto, molto cristallina, con un romanzo del 1972 che si intitola Le città nascoste. Allora, Le città nascoste è un romanzo ambientato nel XIII secolo, c'è Marco Polo alla corte di Gengis Khan. Praticamente illustra 55 città. Fra queste città, e questo è un merito grandissimo di Calvino, stiamo nel 1972, quindi 50 anni fa, va a studiare le dimensioni più profonde delle comunità che abitano queste città nascoste. E si parla già da allora di consumismo, e allora verso il consumismo ti dico che una delle frange di questo movimento che vorrebbe far passare la scelta amministrativa come un voler per forza essere alla pari del mondo che cambia, è come la città di Calvino, Leonia, in cui tutto deve essere nuovo, nuovo, nuovo. Ogni mattina gli abitanti si devono alzare da un letto con le lenzuola nuove, devono comprare le tazzine nuove, in maniera tale che venga questo bisogno continuo di produrre, giustifichi l'essere e l'essenza dell'uomo. Allora io dico assolutamente, non stiamo nell'ottica per cui la nostra scelta amministrativa significa lasciare radere al suolo un qualcosa che ancora è utile per desiderio consumistico, perché ci sono i soldi e bisogna spenderli. Io dico che una struttura 60 anni in cui tutti i genitori ormai, eravamo insieme, ho parlato quando noi avevamo come riscaldamento il braciere della maestra, in cui avevamo le finestre e i balconi in cui gli spifferi, noi abbiamo avuto i carabinieri che ci hanno fatto una visita dove momentaneamente sono state assemblate le aule, perché c'era il vetro che era completamente trasparente che dava sulla strada. Allora io dico, ecco, mi riferisco a quella frangia in cui ci accusa di consumismo, ci accusa di distruggere il passato in funzione di che cosa? Di un nuovo che... Io dico che l'efficienza che potrebbe avere e la sicurezza che una scuola ha oggi assolutamente
non è paragonabile a quello di 60 anni fa. Perché non domandate ai genitori oggi in questa scuola elementare dove è stata tentata l'inizio di una mensa scolastica? C'era un genitore l'altro giorno che mi diceva: bisognava togliere i computer nella sala computer e fare la sala e mangiare là. Allora annulliamo questa, no annulliamo, confrontiamoci con questa frangia che parla di eccesso, di desiderio, di distruzione del vecchio e costruire un nuovo che non ha valore. Non ci venite a parlare di decrescita felice in questo caso, perché stiamo parlando della sicurezza dei bambini che devono andare in una scuola sicura e questo sarà garantito. Un'altra città nascosta di Calvino si chiama Eusapia, in cui anche lì il mito degli egizi che comunicavano con l'aldilà, con il mondo dei morti. La commemorazione di se stessi in funzione per poter esorcizzare la fine, la morte, e quindi guardare all'indietro e non guardare avanti per poter rinnovare se stessi è un qualcosa che va per un senso non di progresso, non di sviluppo. E quindi io dico che è assurdo rimanere su se stessi e rivolgere lo sguardo al passato per poter avvalorare il presente. Bisogna avere il coraggio di guardare al futuro, in questo caso specifico. Sono il primo io a dire che non esiste futuro senza passato, ma non si può, e qui ecco la terza frangia di questa nostra breve parentesi sulla scuola elementare. Chi usa questo argomento come grimaldello politico credo che stia confrontandosi con quelle che sono le esigenze, gli standard delle scuole. Credo che nessuno possa rimproverare a questa amministrazione di aver tentato e di aver voluto e di avere una scuola nuova, più sicura per i nostri ragazzi. Certo, comunque, Assessore, l'unica cosa che da parte mia, che sono anch'io di Caulonia, mi verrebbe da contestare solo una cosa: la similitudine tecnica, diciamo, come dire, strutturale, il richiamo a Piazza Bottari, di cui ha parlato il progettista, e non parlare del progetto di Caulonia Marina, cioè identificarla nel contesto originario del sito. Ma io credo che l'identificazione poi verrà strada facendo. Non dimentichiamo che l'identificazione più forte credo che sia quella bellissima, da quello che ho visto nella progettazione, immagine di Falcone e Borsellino, che nel momento in cui come cambia la solarità c'è la possibilità di vedere questa immagine, questa gigantografia di Falcone e Borsellino, in maniera tale che sia un simbolo di unità per tutti noi. Comunque speriamo bene, speriamo che tutto vada bene. Intanto a Caulonia Superiore l'altra scuola, la scuola elementare sta per essere consolidata, solo che il cemento va a finire nella strada. Sì, questo è un problema che giustamente devono essere i direttori dei lavori Il timore qual è? Che essendo troppo liquido il cemento, tutta quel cemento, quella parte fine che è liquida, che va ad emergere, che sfiora, che va all'esterno, rischia di essere cemento e sotto far rimanere solo la sabbia. Io mi auguro che questo sia un dato talmente tecnico che chi è preposto al controllo, mi auguro che possa dire alla ditta se bisogna raddrizzare il tiro con eventuali. Comunque c'è la possibilità sempre di controllare, di fare dei controlli, di fare dei carotaggi in maniera tale da vedere. Io sono rimasto impressionato da questa strumentazione che sta svolgendo la ditta, con questo adeguamento sismico che dovrebbe dare fino anche lì questione di sicurezza assolutamente. Ebbene, allora... per aggiungere vorrei, anzi è un invito, il giorno 18 alla Casa Madre in Piazza Seggio ci sarà la presentazione del progetto del bando dei borghi. Il Caulonia è vincitore del bando dei borghi, quello durante la Giunta Oliverio, che ha avuto delle peripezie. Finalmente siamo al momento della progettazione esecutiva.
Siamo in aperta campagna elettorale. No, io sinceramente non credo di parlare, il mio comportamento è sempre uguale, non mi sento in campagna elettorale, chi fa il politico di professione può darsi, ma io non mi sento di essere in campagna elettorale, io cerco di essere costantemente vicino alle situazioni a cui posso essere vicino e ripeto, è in una comunità di 7.000 persone ha delle esigenze a cui bisogna stare vicino. Stop, questo è l'impegno della campagna elettorale, non ne faccio questioni di sopravvivenza venendo, come qualcuno. Arrivando qui negli studi, bisognava pensare al titolo dell'incontro, no? E onestamente il primo pensiero che mi è venuto è pettegolite. C'è da spettegolare, è una, come dire, un'infezione, una questione virale, è un virus che colpisce i caoloniesi, che invece di preoccuparsi, diciamo, di quello che è il vero problema dell'amministrazione, che deve essere un bene collettivo, cioè i problemi che sono i problemi di tutti, la viabilità, i servizi, l'acqua, il raccolto e smaltimento rifiuti, il dissesto idrogeologico, ecco, di queste cose andiamo a trovare sempre qualcuno a cui additare, dimenticandoci che mentre puntiamo un dito, tre sono rivolti verso di noi. Ma è un argomento così facile, così difficile da affrontare, perché è facile cadere nella retorica, chi non ha peccati scagli la prima pietra. È naturale che un atteggiamento di maturità, un atteggiamento che non faccia scoppiare liti da pollaio, un atteggiamento che non faccia indicare i politici come le allegre comari di Windsor di shakespeariana memoria, io dico semplicemente che ormai c'è una metabolizzare del significato impegno politico, per cui ognuno di noi che è impegnato capisce che fare politica non significa fare scalate sociali, fare politica non significa, per dirlo alla paesana, scalare il gradino, la scala sociale. Fare politica significa impegnarsi, significa dare la possibilità a chi non è rappresentato di avere un ruolo. Le sue sono bellissime parole, però intanto lei gira, perché ce l'hanno con lei soprattutto coloro che l'hanno sostenuta in modo aperto, perché cosa le rimproverano? Le motivazioni sono di natura, per esempio, secondo alcuni c'è un ritardo patologico per quello che è il dissesto idrogeologico. Io sfiderei chiunque, perché nel momento in cui noi, lo voglio dire chiaramente, ci troviamo di fronte a sfacelli nelle opere pubbliche proprio per la fretta con cui molte maggioranze si sono trovate a dover risolvere dei problemi. Vi faccio un esempio. Abbiamo in essere la consegna finalmente di quel meraviglioso progetto delle case popolari, no? Invece di usare i palazzoni grigi si sono requisite delle case abbandonate nel centro storico, sono state ristrutturate e dovrebbero essere finalmente assegnate. Nel momento in cui sono state ispezionate, si è visto, proprio per carenza di direzione dei lavori ed esecuzione dei lavori, degli obbrobri. Dobbiamo parlare per far capire molte cose. Io le dico, per esempio, la condotta che finalmente ci ha dato acqua pura, priva di arsenico, a Cavoloni è stata un'opera meravigliosa, però in quanti anni? Due volte, tre volte è stata divelta la condotta perché è stata fatta in maniera troppo superficiale nella fiumara?
Ma intanto i tecnici sono stati pagati, profumatamente pagati. Eh sì, sono d'accordo, ma questo discorso bisogna cercare di, è un problema più grande quando mi parla di io dico semplicemente che un'amministrazione, se io ti affermo per il dissesto idrogeologico, non è un pararsi dietro la burocrazia. Noi non dimentichiamo, allora, il dissesto idrogeologico. Noi come amministrazione ci troviamo ad avere già nella parte che va, stiamo parlando, Rosario fino alla tutto la zona Carmine, gira e arriva fino a Porta Sant'Antonio. Siamo riusciti ad avere 4 finanziamenti. 4 progettazioni e 2 già progetti finanziati. È naturale che nel momento in cui un dissesto idrogeologico ha delle peculiarità per poter essere approvato da tutti gli enti preposti, purtroppo se ne sono andati mesi, se ne sono andati anni, in maniera tale, ma le faccio capire qual è la difficoltà. Per comodità parleremo. Rupe 1, quello che è già stato appaltato, c'è già l'assegnazione provvisoria alla ditta. Il bando era del 2018. Noi siamo al progetto, dovrebbero arrivare al progetto esecutivo entro 15-20 giorni, noi la chiamiamo Rupe 3, che è una somma che deriva da un bando del Ministero degli Interni. È un bando dell'aprile o maggio 2021. Quindi maggio 2021, dicembre 2021 siamo già alla gara d'appalto. Regione. Proprio perché c'è stato un iter. Lacune possono esserci state nei nostri uffici? Sì, possono esserci state. Ma bypassare le difficoltà significa che i nodi vengono al pettine, prima o poi. Quindi, ripeto, io capisco, perché poi al di là di quelle che sono le razionalità, si usa molte volte il cuore, si usa l'emotività, si usa che purtroppo... E questo è un discorso che io non è che voglio fare come lo struzzo e mettere la testa sotto la sabbia e non prenderlo in considerazione. Purtroppo chi fa politica per professione non capisce che significa ascoltare le esigenze della popolazione, perché si pensa di poter essere condizionati. Io dico, non siamo condizionati se noi ascoltiamo di più la popolazione. A chi mi vuol intendermi intenda. Certo, lei fa parte di una coalizione nata alla vigilia delle elezioni del 2017, che trova un sindaco, un'espressione politica di centrosinistra, lei con il suo gruppo di centrodestra. Sì. Immediatamente nella stessa giorno in cui siete stati proclamati eletti, mi pare di ricordare bene, il sindaco disse che ci sarebbe stata una rotazione, fra 2 anni ci sarà una rotazione tra i vari componenti. Probabilmente, ma perché doveva essere lei l'assessore che doveva dimettersi, quale che fosse, diciamo, la provenienza del consiglio, del nuovo assessore? Perché questo attacco a lei personalmente? No, ma l'attacco, io sinceramente penso che l'attacco non sia stato, queste forme di strategia amministrativa politica secondo me devono essere lontano da quello che è la gente, chi va a votare non gliene frega niente se c'è la rotazione, se non c'è la rotazione, è indubbio che alcuni equilibri possono... Sì, ma è un cattivo, un brutto esempio di presentarsi. No, cioè, non è io credo che il problema non è nella presentazione di chi amministra, io credo che sia un vissuto di chi si impegna in politica a voler essere gratificato. Allora, questa mancanza di gratificazione, io non ho difficoltà a dirle che invece di essere, sono stato vittima consapevole, non inconsapevole, nel senso che ho fatto da cuscinetto, ho assorbito quelle che erano alcune situazioni conflittuali e l'ho fatto, ripeto, perché non sono un politico di professione, perché
non mi sentivo sminuito a dover far passare avanti alcune situazioni. Ho sbagliato? Non lo so, io mi auguro che la gente capisca che l'ho fatto proprio per dare stabilità amministrativa. Giusto, il Draghi, campisti come Draghi. Ora cambiamo completamente argomento, veniamo meglio, diciamo, all'argomento a cui so che lei è molto affezionato, ci tiene molto. Lei è profondamente un uomo di cultura. E domenica presenterete il libro di Rossella Scherl. Mercoledì prossimo ci sarà la presentazione del libro di Don Donato Ameduri, che è un po', diciamo, un inciso sulla storia locale. In quella pubblicazione si potranno leggere talune peculiarità dei caulonesi, come ad esempio il culto dei preti, no? Cioè i preti che devono stare non al servizio della Chiesa, ma al servizio del popolo, della. No, la Chiesa è popolo, quindi un buon prete è al servizio del popolo, non, certo, senza se e senza ma, è inutile. Però in quelle pagine emerge, perché ormai è da più di un anno che Don Donato ha dato alle stampe questo libro, emerge la figura di un arciprete nominato tale che arriva a Caulonia e si riduce a fare da badante al morente arciprete predecessore, perché faceva comodo. La storia di ognuno di noi è la storia di un prete, è la storia di un uomo. Io dico semplicemente che al di là di quello, tu è una frase retorica, non guardiamo il dito ma guardiamo la luna a cui il dito si rivolge. Ecco, questo è una forma di pettegolite che non ha nessun senso, al di là di tutto, no? Io credo che veramente fare all'epoca, perché nella storia che ci racconta Don Donato delle varie parrocchie, credo che si possa effettivamente fare un parallelismo fra quello che era la carità cristiana di 50-70 anni fa e quello che sono i tempi, che apparentemente sono molto più prosperi, però c'è una povertà spirituale da fare veramente paura. Per quanto riguarda la presentazione dei libri, qualcuno pensa di offendermi dicendo sta facendo l'assessore della presentazione che presenta i libri. Io vi dico che la letteratura aiuta a vivere, aiuta a interpretare la società in cui tu vivi, e credo che dia la possibilità a ognuno di noi di poter avere un contatto reale anche con quello che è l'intimo, con l'intimo di ognuno di noi. E spero di poter essere, di avere il tempo di leggere sempre più libri e poter essere insieme a tutti a coloro che amano. Addentrarsi dentro la psiche di ogni scrittore, dietro lo sforzo di ogni scrittore, per poter comprendere meglio l'animo umano. Bene, assessore, questa sera c'è questo omaggio a Alan Lomax. Ecco, anche lì, per esempio, stasera alle 20:45 all'Auditorium Casa della Pace Angelo Frammartino di Caulonia Marina ci sarà un concerto, il concerto del Loman Project. Caulonia Tarantella Festival. Progetto originale, e qui si aprono mille rivoli di discussioni. Alan Lomax, innanzitutto, chi è Alan Lomax? Stiamo parlando 1953, insieme era un etnomusicologo, insieme al dottor psichiatra etnomusicologo De Martino, fecero un giro in Calabria e nel meridione d'Italia. Un americano che ha girato il mondo alla ricerca delle musiche originali di terre lontane,
e nella sua, mi dicono che è stato pubblicato pure su YouTube, c'è circa 400 ore di registrazione, ci sono i canti calabresi ed è opera meritoria, per cui il gruppo del Caolonia Tarantella Festival, Carlo Frascà, Danilo Gatto, Critelli, hanno fatto veramente un'opera grandiosa di studio e analisi delle radici. È naturale che sia un prodotto che magari non a tutti piace, è naturale che è un prodotto di nicchia, ma è un prodotto che ti fa, dà la possibilità di reiterare il valore della musica popolare. Sì, d'accordo, ma non bisogna dimenticare che prima ancora del Caolonia Tarantella Festival questa idea, questo progetto lo fecero i ragazzi di Rennilio, di cui facevano parte gli stessi. Anche non escludo niente e nessuno, assolutamente. Ma se non ricordo male, ricordo male, Ettore Castagna era uno di questi, poi c'era l'altro, non mi ricordo. Comunque. È naturale, la musicalità meravigliosa, è naturale che poi la musicalità di un Eugenio Bennato può sempre piacere, ma una cosa non deve escludere l'altra. Questo è l'importante, è questo. No, perché sennò poi ci troviamo a sperimentare. Quando si dice progetto originale, è la cosa essenziale, per cui il Caolonia Tarantella Festival non è soltanto il momento del concerto e del ballare, della convivialità che si può essere in Piazza Mese, è una ricerca musicale, filologica, antropologica. Sì, però resta, diciamo, il controsenso di Danilo Gatto, che dice basta tarantelle, scrive basta tarantelle, però senza tarantelle non si va avanti. Vabbè, fatti una cura, perché come pettegolite non vai male, assolutamente. No, pettegolite. Bisogna contestualizzare. Ecco, sì, bisogna, sono osservazioni. Noi ricordiamoci che quel libro, che io ho assistito alla presentazione di quel libro, mi sembra che in Calabria, subito dopo, mi sembra quando sfoggiò nella grandeur di Mimmo Cavallaro, si crearono, mi sembra, 70-80 gruppi. Sì, ma quello. Quella è un inflazionare, e forse in questo senso penso che Danilo Gatto avesse ragione. Pienamente d'accordo. Bene, ringraziamo i nostri telespettatori e ringraziamo il dottore Campisi per la sua paziente partecipazione. Ringrazio voi, ringrazio Telemia e un saluto ai miei colleghi dell'RSA in cui lavoro, che in questo periodo stanno veramente combattendo contro il freddo per accudire bene i nostri anziani. Grazie ancora. Arrivederci. Il countdown è finito. Eccovi le ultime novità della collezione autunno-inverno. Rita Severin Abbigliamento veste anche d'inverno, l'uomo e la donna. I nostri brand storici ti accompagnano in tutto il percorso della vita e ti vestono da sempre con novità straordinarie. Casual, elegante, cerimonia. Rita Severin Abbigliamento veste tutti. I nostri locali, perfettamente sanificati, vi aspettano in via Tenente Carella a Roccella Ionica. Rita Severino Abbigliamento, storicamente unici. Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82 189 oppure al 338 22 78 144. Reat ADSL. L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia
e il tuo paese.